Ma a proposito, dal parco al parcheggio, prendiamo lo spunto lanciato da Mercalli questa mattina, all'inizio di tutto il lavoro, quando ha parlato appunto di problema delle biciclette che le rubano, e qua veramente uno dice grazie per gli incentivi, ministro Costa, a questo punto che non c'è più, per l'acquisto delle biciclette, le abbiamo comprate, adesso dove le mettiamo? No? E per sapere dove le mettiamo, invito qua a parlare accanto a me una persona che conosco molto bene, Gabriele Sangalli, laureato in urbanistica, città, ambiente e paesaggio al Politecnico di Milano con una tesi sull'urbanismo tattico. La passione per la bicicletta e per la città a misura di persona lo hanno portato a lavorare per Bikenomics, dove si occupa di progetti legati alla mobilità urbana e allo spazio pubblico. Scrive periodicamente su bikeitalia.it: ha un debole per i parcheggi per biciclette, la gestione innovativa degli spazi verdi e tutte quelle forme di coinvolgimento dei cittadini nella vita pubblica. Buongiorno Gabriele. Buongiorno Paolo, grazie dell'invito, Voi buongiorno a dovete tutti. sapere che Gabriele è la persona che si occupa generalmente della regia di Mobilitars, quindi tutti questi cambi di relatori, eccetera, se ne occupa lui, però lui generalmente nel resto della settimana si occupa di scrivere per Bike Italia. Fondamentalmente, ma anche poi di studiare i sistemi di parcheggi per biciclette, perché chiaramente possiamo fare tutte le ciclabili del mondo, ma se non mettiamo le persone in condizione di gestire in modo intelligente i propri spazi, insomma, il ricovero delle biciclette, abbiamo un problema. Quindi, Gabriele, se vogliamo lancio io la presentazione, direi, visto che mi Sì, manca il regista ottimo. qua accanto, e tu ci parli di parcheggio per Parcheggi e bicicletta. velostazioni. Prego. Ok, allora buongiorno a tutti, grazie ancora Paolo. Oggi vi voglio parlarvi di appunto accennarvi, farvi un'introduzione sulla gestione della sosta, perché ormai abbiamo capito che le biciclette sono fondamentali per cambiare le nostre città, ma insieme a piste ciclabili e altri servizi utili al ciclista dobbiamo appunto sviluppare sistemi di parcheggio diffusi nelle città. E per farlo voglio partire da un concetto che ritengo fondamentale, che si chiama, viene definito la domanda indotta, ovvero come l'offerta di servizi e prodotti, ma in questo caso di spazio pubblico, plasmano le abitudini delle persone. E per farlo vi ho portato questa foto che ho scattato dal parcheggio di Ikea a Carugate, quindi siamo nella zona di Milano, dove si vede molto chiaramente come uno spazio pubblico plasmato a misura dell'automobile, quindi con una grande quantità di posti auto, non fa altro che attirare ancora più automobili. Questa cosa la diceva anche Jan Gehl, un architetto urbanista danese molto famoso, che molto chiaramente diceva: se costruisci una città per auto, otterrai più auto, se crei più infrastrutture per le biciclette, otterrai più biciclette. Ecco, questo accade fondamentalmente anche con il parcheggio, con i parcheggi bici e con i parcheggi auto. Perché ho preso come esempio Ikea, perché se noi andiamo a vedere qual è la disponibilità di spazi di rastrelliere per le bici in Ikea Italia, troviamo quella che forse vedete all'interno di un cerchiolino rosso, che è una pessima rastrelliera forse di 4-5 posti, e invece se noi andiamo a vedere cosa accade nel resto d'Europa, in particolare a Delft, troviamo una schiera di parcheggi bici al di fuori del grande store. È verissimo. Probabilmente avrò delle difficoltà poi a portare a casa i mobili che acquisto all'interno di Ikea, però se già io posso raggiungere la struttura anche solo per fare una visita in un modo alternativo all'automobile, è una cosa molto interessante. Quindi dicevo già all'inizio, non bastano le ciclabili, ma dobbiamo puntare anche su altri servizi e il primo fra tutti, secondo me, è appunto la disponibilità di parcheggi bici. Perché? Perché la paura del furto tra chi si muove in bicicletta è il principale deterrente all'utilizzo di questo mezzo. Quindi la paura di lasciare la bici in una stazione, tornare a casa la sera dal lavoro e non trovare più il mezzo con cui si è recati appunto a prendere il treno è un forte deterrente all'utilizzo della bicicletta. Per fare questo, un passaggio fondamentale è debellare quello che noi in gergo chiamiamo rastrelliere scolapiatti, ovvero quelle rastrelliere che non mi consentono di legare
il telaio della bicicletta. Questo che vi porto è un esempio della città di Mons, siamo in centro storico, e vedete come la pessima qualità della rastrelliera quasi invoglia il furto delle biciclette. Questa è una scena in pieno giorno, insomma, ecco, non è certo il massimo da vedere. Quindi impariamo a capire quali sono le rastrelliere di qualità che ci permettono di avere una maggior sicurezza intrinseca all'interno appunto delle nostre strutture. Smettiamola di mettere a disposizione le nostre città, quelli che appunto vi dicevo vengono chiamati scolapiatti, e poi facciamo un'operazione di sensibilizzazione sui cittadini per invogliarli a comprare dei dispositivi antifurto di qualità. Quindi non aspettiamoci che un lucchetto da 2-3 euro possa sopperire appunto alla problematica del furto. Serve investire qualche soldo, ma in cambio avremo la sicurezza o comunque la maggior probabilità di ritrovare la nostra bicicletta una volta parcheggiata. E poi è fondamentale il ruolo delle città e dei comuni. Perché è fondamentale? Perché il parcheggio, peraltro come il parcheggio delle automobili, se vogliamo, almeno fino a quanto è accaduto fino ad oggi, no? Negli ultimi 30, 40, 50 anni di pianificazione urbanistica, il parcheggio delle bici deve essere diffuso e deve essere molto capillare all'interno dei nostri territori. E proprio per darvi un esempio vi ho portato la foto di una... lo screenshot di una mappa interattiva della città di Londra, dove sono censiti tutti i parcheggi per biciclette in modo interattivo. Quindi io quando clicco su una di queste tante P che vedete nello schermo, so dove posso parcheggiare e quale infrastruttura, quale rastrelliera trovo. Questa opzione, il fatto di rendere edotti i cittadini sul fatto che quando si muovono per la città sanno che potranno trovare un parcheggio sicuro, mi permette di appunto di avere una maggior probabilità che il cittadino si sposti in bicicletta. Esistono tuttavia diverse soluzioni di parcheggio e vi mostro alcune delle più diffuse. Le classiche rastrelliere, quelle ad archetto, che vanno benissimo perché ci consentono di legare le biciclette, il telaio delle biciclette a elementi fissi, che dovrebbero essere diffusi proprio con una capillarità molto vasta su tutta la città. Alcune soluzioni, questa centrale che vedete, chiamato Bike Hanger, molto diffuso nella città di Londra, che sta prendendo piede in alcuni quartieri che erano nati senza, in quartieri degli anni 70-80, in cui condomini e appartamenti nascevano senza spazi dedicati alle biciclette. E quindi questa struttura nasce per ospitare circa 6-8 posti bici, spesso è anche condivisa tra famiglie vicinate, quindi solo persone che si conoscono in qualche modo accedono, aprono questa struttura e prende di fatto il posto di un parcheggio in strada. Anche qui la logica del un'auto mi occupa un posto, appunto un posto auto, invece una struttura come questa mi dà la possibilità di ospitare 6-8 biciclette. Ancora alcune soluzioni più smart come le bike box, che anche queste si stanno diffondendo in tutta Europa e consentono di avere una maggior sicurezza intrinseca nel lasciare la propria bici, soprattutto per le bike. Qui un po' il riferimento a quanto diceva oggi Mercalli. È vero, se io mi muovo con le bike difficilmente lascerò la mia bike in una stazione dove non c'è un parcheggio custodito, ma se avessi a disposizione una soluzione come questa o come le successive che vedremo, probabilmente sarei molto più incentivato a utilizzare la mia e-bike non solo sabato e domenica per le uscite appunto di svago, ma anche per recarmi al lavoro. Altre soluzioni interessanti sono i cycle lab e l'interscambio, quindi dei parcheggi bici chiusi, anche questi ad accesso controllato, videosorvegliati, che si posizionano solitamente nei luoghi di interscambio, come possono essere le fermate della metro o delle fermate o dei parcheggi di interscambio alle porte della città, e poi ovviamente le grandi velostazioni che siamo abituati a vedere soprattutto nelle città del nord, quindi le grandi strutture nella vicinanza delle grandi stazioni ferroviarie con i poliattrattori principali, diciamo, di trasporto pubblico, con centinaia di posti bici a disposizione.
Oltre ai comuni, un ruolo fondamentale è quello delle aziende, perché non basta che sia solo il pubblico a offrire una buona capillarità di parcheggi bici, ma è fondamentale che lo siano anche, che facciano qualcosa anche i privati, come ad esempio le grandi aziende. Il 76% degli italiani, questi ovviamente sono dati pre-Covid, dichiarava, secondo un sondaggio Isfort, di compiere gli spostamenti casa-lavoro inferiore ai 10 km, una distanza che è fattibilissima in bicicletta, soprattutto negli ambiti urbani, e che diventa ancora più fattibile con l'uso di un'e-bike. Questo vuol dire che se io riesco a intercettare queste persone che si recano al lavoro facendogli utilizzare la bicicletta invece dell'auto, ridurrò drasticamente inquinamento, traffico, soprattutto nelle ore di punta della città, ma soprattutto poi una serie di vantaggi per i dipendenti e per le aziende, quindi dipendenti più produttivi, più felici, più attivi, che risparmiano tempo, non devono andare in palestra la sera quando tornano dal lavoro, e una serie di vantaggi appunto per l'azienda. Per fare questo è fondamentale quindi agevolare il bike to work attraverso pratiche di incentivo, di sensibilizzazione dei dipendenti, ma poi ovviamente fornire dei parcheggi sicuri e di qualità all'interno delle strutture. Seguendo poi i casi nord europei, è fondamentale poi mettere a disposizione anche docce, spogliatoi e altre facilitazioni per permettere al dipendente, soprattutto magari per quella fascia di dipendenti, diciamo, un po' impiegati, i colletti bianchi, se vogliamo, di potersi rendere presentabili anche in caso di riunione, eccetera. Quindi possibilità di cambiarsi degli abiti del bike to work, farsi una doccia, eccetera. Questa che vedete nella foto è la sede di SRAM, un po' simbolica, ma se noi andiamo a vedere il panorama europeo, il ruolo delle aziende è sempre più importante anche a livello, se vogliamo, un po' architettonico, tant'è che si stanno sviluppando degli esempi molto, molto caratteristici. Vi porto solo qualcuno, ad esempio questo è un garage sotterraneo in quel di Londra dove è stata realizzata un grande scivolo dedicato al parcheggio delle biciclette per arrivare comodamente diciamo, al piano meno uno del building, o ancora spazi attrezzati con parcheggio, colonnine per la riparazione delle bici, armadietti, eccetera. E appunto poi aggiungere delle piccole dei servizi per chi si reca al lavoro in bicicletta, come pompe di riparazione, eccetera. Questo settore sta avendo un grande riscontro nel nord Europa perché appunto le aziende si sono accorte che è fondamentale che facciano la loro parte per incentivare una nuova mobilità, con tutto il vantaggio anche di liberare poi degli spazi, penso quelli dedicati al parcheggio, per altre attività. E poi il ruolo delle università. Perché? Perché le università sono degli importanti attrattori di pendolari, soprattutto. Porto l'esempio del Politecnico di Milano, se non sbaglio, attira la sola sede di Lambrate, attira circa 45.000 persone, attirava ovviamente in tempi pre-Covid 45.000 persone. E allora voglio portarvi un po' l'esempio di Copenaghen, di cosa ha fatto Copenaghen nella nuova sede dell'Università Centrale. Questo che vedete sulla sinistra è probabilmente la prima cosa che io vedo quando mi avvicino all'università ed è un totem che mi dice: guardate, il parcheggio biciclette è di qua. E cosa succede quando uno studente si reca all'università in bicicletta? Arriva in bicicletta su questo scivolo, un sensore attiva l'apertura di questo cancello, questo ingresso, entra all'interno di un parcheggio sotterraneo che potrebbe essere, per noi probabilmente è più simile a un parcheggio di un centro commerciale perché è enorme, è strutturato, apposta per non perdersi quelle numerazioni, eccetera. Ha la possibilità di cambiarsi degli abiti appunto del bike to school, del bike to university, lasciare i suoi oggetti, farsi una doccia, andare a lezione e poi avere la certezza di ritrovare la propria bicicletta una volta conclusa la giornata. Io ho chiamato questo percorso Student Journey, ma per farvi capire davvero cosa si può fare per incentivare l'uso della bicicletta. E poi vi porto alcune soluzioni smart che stanno prendendo piede in grandi città come Parigi, New York e Londra,
e di come il ruolo della tecnologia ormai è fondamentale anche in questo settore. Io vi porto qui delle bike box automatizzate che sono accessibili solo a personale autorizzato con chiavi elettroniche, che anche in questo caso prendono il posto di un posto auto, appunto. E poi alcuni esempi più disparati di soluzioni appunto innovative. Ad esempio la startup SpokeSafe, che praticamente ha messo in rete tutta la disponibilità di parcheggi per biciclette della città di Londra e di fatto affitta ai membri dell'app, a chi si iscrive a questo piattaforma, dà la possibilità di parcheggiare la propria bicicletta attraverso un affitto giornaliero degli spazi. Ancora sistemi di infotraffico, come siamo abituati a vederli per la gestione della sosta delle auto, applicati invece nel mondo delle biciclette, oppure le rastrelliere salvaspazio a due piani ancora poco utilizzate in Italia. Queste non sono smart perché sono tecnologiche, ma sono smart perché sono intelligenti, mi consentono di ottimizzare lo spazio. E poi i sistemi di pagamento del parcheggio o dell'accesso a queste infrastrutture chiuse e sicure attraverso l'uso degli smartphone. Prima di lasciarvi, vi porto alcuni esempi di come il parcheggio sia anche un modo, il parcheggio bici sia anche un modo per rivedere la qualità dello spazio pubblico. Ovviamente siamo al nord, questa è Karen Blixen Platz a Copenaghen, è la piazza di un'altra università, anch'essa completamente nuova, siamo però a sud della città, dove è stato realizzato questo grande progetto di spazio pubblico, spazio verde, spazio attrezzato, spazio di incontro, in cui però trovano posto anche dei parcheggi bici sotterranei all'interno di questi, diciamo, cerchi. E qui lo vedete, l'impatto è assolutamente positivo perché quella che è una piazza è anche appunto un luogo di incontro, di socializzazione, e lo spazio del parcheggio è all'interno di questo luogo fulcro, questa piazza dell'università. Ancora un esempio di Copenaghen, probabilmente più famoso e più conosciuto per chiunque visiti la città, poi in qualche modo lo vede, è Nordreport Station Copenaghen, un grande progetto di riqualificazione di un'intera parte di città, di mix, se vogliamo, tra biciclette, parcheggio biciclette e polo del trasporto pubblico. Anche questo, anche al parcheggio in questo caso, è dato un ruolo fondamentale e alcune accortezze di realizzazione, ad esempio il fatto che i posti bici sono posizionati al di sotto del piano stradale di circa 40 cm, in modo che il pedone sia agevolato nel ritrovare la propria bicicletta avendo una visuale più ampia dall'alto. Oppure ancora una soluzione, se vogliamo, un po' green, che è molto gettonata, che sta prendendo sempre più piede, la realizzazione di tetti verdi anche per queste infrastrutture. Andiamo a chiudere. Arrivo alla fine, l'ultimo esempio è la Bicycle Apple di una cittadina olandese, è appunto un'infrastruttura di qualità, la forma di una mela, vedete la qualità appunto del parcheggio, che non è semplicemente uno spazio destinato a parcheggiare biciclette, ma è proprio un elemento architettonico. E quindi se tutto questo accade nel resto d'Europa, io mi chiedo perché noi italiani dovremmo accontentarci di questo. E concludo lasciandovi le book che abbiamo realizzato noi di Bike Italia, se volete approfondire appunto i temi legati ai parcheggi e alle stazioni. Ebook gratuito, ci tengo a dirlo, quindi insomma non esiste solamente il desiderio di veicolare conoscenza, anche perché diciamo nel nord Europa quelle cose che abbiamo visto, Anna Donati prima commentava dicendo fantascienza per l'Italia, sì, però non è che sono arrivati gli alieni che l'hanno dato ai danesi e noi non lo possiamo avere, no, cioè i danesi l'hanno fatta e adesso noi possiamo copiare, magari farlo anche un pochino più bellino. Sangalli, telegrafico, facciamo finta di non esserci messi d'accordo. La firma sul decreto famosissimo che ho. Cosa conterrebbe il decreto? Sì, allora, ironicamente, il fatto di vietare la produzione e l'installazione di quelli che appunto chiamiamo scolapiatti. La proposta ironica. Invece la proposta seria è quella di incentivare soluzioni a parcheggio magari attraverso forme di detrazione fiscale, come si sta facendo in modo ottimo per l'efficientamento energetico, vedi Superbonus 110, oppure altre forme di detrazione, soprattutto per invogliare i condomini a realizzare parcheggi sicuri e di qualità.
Eh sì, anche perché abbiamo avuto gli incentivi all'acquisto delle biciclette, ci siamo comprate le biciclette e mo dove le mettiamo? No? I condomini sono lì che scoppiano per certi versi veramente per la mancanza di luoghi dove parcheggiare le bici, e quindi evidentemente fatte le pentole vediamo di fare anche i coperchi. No? Grazie mille per l'intervento, Gabriele Sangalli. Direi che a questo punto noi ci prendiamo tre minuti di pausa, giusto per andare a incipriarci il naso alle 11.05. Ripartiamo con Carlotta Bombicini, assessora alla